Fare freestyle è sicuramente divertente, ma farlo con gente del calibro di Rise, purtroppo in Italia attualmente non ce n'è tanta, è sicuramente una delle cose più soddisfacenti per un freestyler. E ricordo tutte le volte in cui comunque ci siamo trovati fuori alle serate e lui instancabile, comunque i rapper si alternavano, lui invece era presente dall'inizio alla fine. E veramente ho sempre invidiato il fatto che a Milano c'era un ragazzo come lui, mentre a Roma, averci avuto Rise a Roma, sicuramente avremmo fatto cose molto più divertenti. Però ecco, adesso che siamo entrambi a Milano, magari ci sarà l'occasione, insomma. Eh sì ragazzi, Radio 105, 105 Weekend, grazie per gli applausi, siamo qua pronti per iniziare una puntata, un'ora intera in compagnia della buona musica di Radio 105, di un ospite che è anche un amico, sono contentissimo, di tanta bella roba nuova, fresca. Mia mamma sicuramente all'ascolto, mamma, oggi ti introdurremo nel mondo del beatbox. Oh, e yes. Quindi sono molto contento di salutare Rise già qua presente, ciao Rise. Ciao Moco, ciao a tutti. Spieghiamo però a mia madre cos'è il beatbox, voglio spiegarglielo. Allora, il beatbox è la disciplina o l'arte di riprodurre il suono degli strumenti musicali solo con l'utilizzo della bocca. Nello specifico, per la maggior parte delle drum, quindi delle batterie, e uno dirà, ok, ma perché il beatbox quando ci sono gli strumenti musicali? In realtà non è così. Il beatbox nasce per necessità nei quartieri poveri americani come nel Bronx, e veniva fatto esclusivamente per accompagnare la musica a cappella di DMC. Perché magari non avevano una strumentazione, quindi dai, oh Giovanni, anche magari perché non si chiamava Giovanni, però Giovanni anche, fai tu. Esatto, anche perché ai tempi non è che uno aveva per forza la radio della macchina o dei supporti come ormai abbiamo noi, addirittura col cellulare. E quindi si partiva anche, non so, anche solo da una cassa e un battito di mani. Cioè, entriamo un po' nella situazione, cioè facci capire, non so, io ho Rise in macchina e ti dico, Rise, guarda, voglio fare un pezzo, tu cos'è che mi fai? Ma si può fare una batteria normale come... Sono Moco, te lo dico, siamo in radio, adesso te lo dico, urla come allo stadio. Yep. Avete capito? Questo è il beatbox. Questo appunto è, come hai detto tu anche in molte altre interviste che hai fatto, è una, praticamente una respirazione continua ma facendo suoni. Esatto. Perché il dubbio qual è? Che tu continui a emettere suoni e la gente si chiede come cavolo quando fa respira. A respirare. Sono curioso di sapere quali sono questi suoni. Ma allora, i suoni principali, tra virgolette, come ho fatto adesso, sono la cassa, che dove tu butti fuori l'aria, quindi dal... E okay. Il rullante, dove tu la tiri in dentro. Adesso gli ascoltatori non possono vedermi, ma col movimento delle labbra fai un... Ok, è praticamente come quando fai un respirone dopo una grande corsa. Esatto. Quasi stai per infartare. Bravissimo, e quindi tiri su. Così. Ci sono alcune routine dove prendi o troppa aria o ne butti fuori troppa. Quindi per necessità in alcuni punti fai dei suoni dove butti fuori tanta aria, come può essere un basso. Ok. O dove ne tiri dentro tanta, come può essere un... che è un altro, okay, basso. Mamma quindi mia. Se io faccio... quindi dentro, fuori, dentro, fuori e continuo. Mi chiedo, per uno che magari all'ascolto che dice, cavolo, io questa cosa la faccio in bagno la mattina mentre mi faccio la barba e sono gasatissimo, addirittura può essere un lavoro. Mi chiedo, hai studiato da autodidatta o ci sono scuole o magari workshop o tutorial su YouTube che ti possono insegnare? Allora, io nasco totalmente come autodidatta. La mia scuola al massimo è stata, ai primi tempi, allenarmi con miei amici sotto i portici a Cologno Monzese, quindi fare un allenamento dal vivo continuo. Non ci sono scuole nel mondo, purtroppo, però ormai la cosa si è evoluta tanto, quindi su YouTube ci sono tanti tutorial, nel mondo ci sono tante convention, tante battle dove tanti beatboxer si possono beccare e crescere insieme.
sono entrato in contatto col beatbox, credo sempre intorno alla fine del degli anni 90, inizio del 2000, venendo comunque dal mondo del freestyle e da Roma, che è comunque una città in cui i beatboxer sono sempre stati presenti, specie all'epoca, quindi diciamo da subito, ho avuto questa fortuna di venirci in contatto da subito. Non ricordo precisamente quando ho conosciuto Rise, anche perché mi sembra come se Rise ci sia sempre stato nella scena, però ricordo che comunque è stato tramite la Blocco Records e comunque essendo uno interessato all'ambiente del rap in Italia, ogni novità sono sempre lì alla ricerca e sono tra i primi che se ne accorge, quindi credo di essere stato uno dei primi che si è accorto del lavoro che fa Rise. He used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. I know when you holler bling, that can only mean one thing. I know when the holler bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows that I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Blessings of champagne out on a dance floor, hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. I know when to holler bling, that can only mean one thing. I know when to holler bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you. Beh, sicuramente penso che il lavoro che fa Rise, oltre a essere insomma una cosa che lascia stupefatti all'ascolto, lascia anche ancora più stupefatti quando uno si rende conto di qual è il lavoro che c'è dietro, appunto, che è molto più simile al lavoro che viene fatto da un gruppo musicale vero e proprio rispetto che da un rapper, diciamo, nella maniera più classica. Quindi sicuramente lavorare con lui dà anche uno stimolo ai rapper per riuscire a fare un qualcosa di più competitivo e che comunque avvicina sempre di più al mondo della musica vera. Quindi più Rise e meno basi americane. Qui stiamo parlando di passioni invece che sono poi arrivate tramutate in lavoro, perché il tuo beatbox riesce a essere a tutti l'effetto in una forma musicale. Tu ti senti musicista? Io mi sento musicista, non ho la presunzione, diciamo, di definirmi tale, perché non ho studiato musica, quindi se mi metti davanti uno spartito non lo so leggere, però la mia forma di beatbox è stata soprattutto quella di sviluppare la parte produttiva di produzione in studio, quindi io sono stato uno dei pochi beatboxer che ha utilizzato questa dote per fare della musica vera e propria in studio e farci delle canzoni che poi come oggi passano in radio. Hai ragione, perché solitamente quando uno va su YouTube e guarda i vari beatboxer, ci sono sì le battle, come esatto. Dicevamo, ce ne sono tante, a Berlino e a Londra sono i due luoghi dove accolgono di più queste battle, ma anche in Italia si sta avvicinando grazie anche a te, Rise. La cosa che solitamente si nota è che tutti propongono uno show unico, cioè legato solo al beatbox.
Xbox, perciò sì, solo alla produzione di suoni. Esatto. E sì, che dura magari un minuto, due minuti, eccetera. Invece quello che mi stai dicendo è quello che conferma il tuo album, che poi andremo anche a raccontare, cioè che tu hai voluto regalare delle basi musicali dove mettere sopra, penso, della musica cantata. Esatto, sì. In realtà quello che a me piace, quello che ho voluto fare, a me piace stare in studio e fare musica, mi piace veramente produrre musica. E poi non amo questa cosa che il beatboxer deve essere per forza il fenomeno da palco che ti fa i suoni con la bocca e certo, da sotto dici come fa. Cioè, è assolutamente quello, perché io lo paragono molto anche a un numero di magia, perché comunque nessuno nell'immaginario normale collettivo, uno con la bocca non fa musica, fa altro, canta, parla. L'evoluzione di trasformarlo proprio in musica registrata in studio, di fare dei dischi che poi trovi nei negozi, io la trovo fantastica. È fantastica. Molto futuristica, diciamo. È molto anche futuristica, tant'è che se andate nei vari distributori di album, com'è che si chiama? Negozi di musica. Ormai sì, non so. Grandi catene di musica. Grandi catene di musica. Non trovate solitamente un album di un beatboxer. In Italia sicuramente no, non so poi nel mondo perché non sono così esperto, però non lo trovate. Solitamente appunto li trovate tutti su YouTube. Invece Rise è uscito pochi mesi fa con L'oro in bocca, questo esatto, doppio album, una parte, un album è appunto dedicato al beatbox, è solo strumentale. Cioè, uno è solo strumentale, l'altro è strumentale con sopra le collaborazioni. Esatto. Fantastico. Quindi è proprio un'innovazione questa. Sì, ho fatto poi questa scelta, questo è il mio secondo album ufficiale, anche il primo che era L'ultimo dei sensi l'ho concepito in questo modo, sì, con due dischi. Perché? Perché essendo una cosa nuova che una persona non è abituata ad ascoltare, ci tenevo anche a fargli valutare e ascoltare bene solamente la parte di suoni in beatbox. Certo. Credo che sia quasi divertente anche ascoltarle e dire: ah, ma quel suono lì è fatto con la bocca. Ma non ci credo. Ma lascia stare. Ma non potrò mai dimenticare la sera in cui vinsi il titolo di campione italiano di freestyle. Rise era presente quella sera al Palazzo Granaio a Milano e mi ricordo che mi disse: cazzo frate, stasera stai in formissima. Quindi diciamo, mi ha anche portato fortuna, quindi da quella sera gli voglio bene in maniera particolare, ecco. Da pischello ho provato sicuramente a fare beatbox, però comunque non l'ho mai fatto a livello professionale. Poi ho sempre avuto rispetto di chi lo fa in una maniera veramente come Rise, e quindi non posso dire di averlo fatto, posso dire di averci provato al massimo. La tua fortuna è stata che poi hai iniziato a far musica, come stiamo dicendo, e che hai potuto inserire all'interno del tuo album una marea di collaborazioni, tra l'altro indispensabili perché sennò non c'era voce. Esatto. Si legge Jaime, Gemon, Ensi, Double S, c'è Danti, ci sono un sacco di nomi. Come hai, con che logica hai scelto queste collaborazioni? Allora, per questo secondo disco, soprattutto diciamo per questo secondo disco rispetto al primo, l'ho scelto in base proprio ai rapporti veri e personali che ho con queste persone, nel senso che bello. È tanti anni che lavoro insieme a loro e ci conosciamo molto bene sia umanamente che a livello professionale, quindi a parte per ovviamente la loro bravura pazzesca, ci tenevo a consacrare anche in questo disco dei featuring con loro, cosa che molti di loro sono anche presenti nel primo disco. Quindi prima di entrare a vedere tutte le svariate collaborazioni che hai di questo album, la cosa che volevo chiederti è: come un beatboxer può introdursi nel mondo della musica, cioè come è iniziato a livello italiano? Ok, allora io ho iniziato, che musica ascoltavi? Allora, ascoltavo rap italiano da quando ho circa 12 anni. In realtà poi io ho avuto la fortuna, grazie a mio padre, di essere stato fin da piccolo
sempre contaminato da tanti generi, quindi dal jazz di Coltrane a... Mio padre ha fatto un viaggio a New York, io a casa ho avuto la fortuna di avere, non so, i principali dischi di rap americano, da Tupac, Wu-Tang Clan, Guru. Perché era affamato di musica. Era affamato di musica ed è tornato con uno scatolone pieno di musica, a caso. Amore mio, ho portato a casa i regali. Infatti racconto sempre questa cosa che mi fa troppo ridere. Mio padre, quando ero piccolo, mi fa: ascolta Tupac, è lui che ha inventato il rap. Eccolo. E tu l'hai fatto, e io giustamente l'ho fatto. Bello. Uno di questi featuring che vogliamo farvi ascoltare, perché ormai avrete detto, voi siete lì in macchina e dite sì, va bene, Rise fa beatbox, ma vogliamo sentire un pezzo del suo nuovo album. Abbiamo scelto quello in featuring con Shade. Sì, il singolo Killer Bob. La produzione è totalmente fatta con strumenti che arrivano dalla mia bocca. Tutti gli strumenti che ci sono sono prodotti dalla tua bocca. Esatto, quindi divertitevi a scoprirli. Ascoltiamoci quindi Killer Bob di Rise Beatbox insieme a Shade. L'album si chiama L'oro in bocca. Bella raga. Faccio versi con la bocca come Rise, un flow che ti divide come Goku contro Freezer. La tua squadra scarsa e pacco senza le divise, che il tuo video fa cacare, si capisce già dal teaser. Parli della strada e che vendi solo cristal pura, ma non sei la mia altezza. Oh, allora mio fratello Rise, a cui auguro tutto il bene del mondo e soprattutto di portare la sua arte al top in Italia, all'estero, su Marte. Io, one love a tutti da Canesecco. Yes.